Inter su Mbappé? Twitter si scatena, le migliori reazioni social. Il sogno Mbappé ha coinvolto anche i tifosi dell'Inter, dopo l'ufficialità della rottura definitiva con il PSG. E mentre i fan nerazzurri sognano, si lasciano andare a numerose gag social, soprattutto su Twitter. Sogno di una notte di mezz'estate, o forse semplicemente di un caldissimo pomeriggio di luglio. L'idea di Mbappé all'Inter monopolizza i tabloid esteri, che ricordano la concorrenza araba e del Real Madrid, e rimbalza anche se in maniera remota nel bel paese, coinvolgendo i fan nerazzurri. Nell'era moderna, il riscontro immediato sull'animo dei tifosi si trova grazie ai social, in particolare Twitter. Ed è proprio su Twitter che si scatena tutta l'ironia tipica dei tifosi dell'Inter, tra chi sogna e chi pubblica reazioni di incredulità lasciando spazio alla fantasia. E così saltano fuori i vecchi convertitori dalla lira all'euro, nonché immagini di Mbappé nella sede dell'Inter riprese dai più celebri videogiochi. La carrellata social che si fa spazio su Twitter, però, oltre a far sorridere cela la flebile speranza dei tifosi dell'Inter, per un colpo che sarebbe tanto inatteso quanto storico. Su Mbappé si è scatenata una vera e propria bufera nell'ultima settimana in casa PSG, niente tournée, accuse ai francesi da parte della madre e addio certo. Direzione Inter? Molto, molto difficile. Mbappé all'Inter. Partiamo dalle certezze su cui sono state edificate le illusioni a tinte nerazzurre. La prima e più vera è quella legata alla rottura definitiva tra Mbappé e il Paris Saint-Germain, con il club transalpino non disposto a cedere ai ricatti del suo numero 7 e pronto a privarsene anche in prestito pur di non vederlo più al Parco dei Principi prima dell'addio a zero il prossimo anno. Nel futuro di Kylian c'è, con pochissimi dubbi, il Real Madrid, che si gode da spettatore divertito e interessato le vicende parigine e pregusta un affare letteralmente senza senso. In fondo, basterà attendere una stagione prima di mettere le mani su un talento indiscusso. Intanto, nella capitale francese, al Khelaifi tuona e, dopo aver negato a Mbappé la tournée in Giappone che vedrà impegnata la squadra di Luis Enrique, dimostra di aver preso l'affronto sul personale e anticipa ripercussioni importanti, che potrebbero anche portare a un anno in tribuna per il fuoriclasse.